Il binomio perfetto per affrontare il problema delle fratture nel paziente fragile è di certo quello costituito dall'ortopedico, e va da sé, e dal metabolista, quindi dall'endocrinologo. E noi ce l'abbiamo tutti e due. Evviva! Non a caso, infatti, oggi li abbiamo messi assieme per fare il punto su quello che tra qualche anno diventerà, ahimè, uno dei principali e più gravi problemi di sanità pubblica con cui dovremmo fare i conti. Li vedete già inquadrati, Maria Luisa Brandi, che è stata con noi questa mattina, anche in diretta Facebook, professore ordinario di endocrinologia all'Università di Firenze, presidente della Fondazione Italiana Ricerca sulle Malattie dell'Osso, importante onlus anche per la prevenzione e la cura delle malattie dello scheletro. Insieme a lei c'è il professor Francesco Falez, che è presidente della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, direttore dell'area ortopedica ASL Roma 1, Ospedale Santo Spirito. Allora direi di cominciare proprio dalla prospettiva che abbiamo ricordato. Che cosa è che contribuisce a fare di questo tipo di patologia una patologia particolarmente preoccupante non solo per la salute dei cittadini, ma per il Servizio Sanitario Nazionale? Indiscutibilmente l'invecchiamento della popolazione in genere rende un aspetto importante come quello dell'osteoporosi un aspetto fondamentale. Perché? Perché l'osteoporosi si traduce di fatto in una riduzione della resistenza del tessuto scheletrico e quindi in una più facile fratturabilità del segmento scheletrico e delle ossa. Basta pensare che nel mondo ci sono all'incirca 9 milioni di fratture ogni anno, il che corrisponde a 3 fratture ogni minuto, e che il nostro paese nel 2017 ha speso 9 miliardi soltanto per assistenza a questo tipo di patologie, e è previsto che nel 2030 ne andremo a spendere 11 miliardi e mezzo. E non è tanto questo il problema è che di fatto il paziente che si frattura oggi per una frattura conseguente all'osteoporosi è soggetto nel 30% dei casi a una refrattura, quindi con una spesa prevedibile per il sistema sanitario sempre più importante e con una presenza all'interno dei presidi ospedalieri assolutamente elevatissima, che significa un po' ingolfare, se non abbiamo un'adeguata prevenzione, tutto il sistema in termini proprio di assistenza, ma fondamentalmente anche nella continuità assistenziale. Motivo per cui ci sta creando una, come detto voi, un binomio importante, imprescindibile, una collaborazione trasversale, multidisciplinare, che permetta fondamentalmente di creare dei percorsi terapeutici assistenziali che siano adatti sia alla prevenzione ma poi anche alla cura e poi al mantenimento degli effetti ottenuti. Proprio per questo c'è da dare atto alla professoressa Brandi, che proprio qui a Uno Mattina, ma anni fa, preconizzò questo scenario un po' preoccupante anche per le spese che poi porta. Ma sicuramente noi abbiamo la coscienza del problema osteoporosi dal punto di vista della diagnostica, ma quello della frattura è ovviamente un risultato di una patologia che è l'osteoporosi, che ci porta poi alla frattura da fragilità. E noi abbiamo sempre presentato il problema dell'osteoporosi come un problema metabolico, perché infatti lo è, e il metabolismo è alla base poi del sbilanciamento fra costruzione ossea e distruzione ossea, che poi porta alla fragilità. Devo dire che noi lo preconizzammo allora e abbiamo costruito a Firenze la prima unità di malattie del metabolismo minerale osseo all'interno di una struttura ortopedica, proprio perché capivamo che la vicinanza fra chi si occupa di metabolismo e chi si occupa di fratture doveva necessariamente essere portata a un compimento di vicinanza anche fisica, che è quello che noi abbiamo fatto a Firenze. Professor Falez, quali sono le fratture più frequenti e difficili da trattare? Di fatto esistono dei segmenti scheletrici che sono maggiormente predisposti alle fratture cosiddette da fragilità, e per fratture da fragilità intendiamo ovviamente delle fratture che avvengono per traumi minimi. Quante volte a noi capita di cadere e non succede niente? Una persona invece con un'osteoporosi, la caduta rappresenta di per sé un momento lesivo e quindi conseguente di una frattura. Ovviamente quando si cade i segmenti che si urtano sono più frequenti, quindi abbiamo la spalla, il polso, l'anca, le vertebre. Questi sono i segmenti che più di altri vanno incontro a un fenomeno di riassorbimento conseguente all'osteoporosi. Esistono proprio delle condizioni anatomiche, come ad esempio nel femore, una regione che è definita come il triangolo di Ward, in cui c'è un graduale significativo riassorbimento di tutto il sistema trabeculare che lo rende particolarmente facile. Questa di fatto è la frattura più frequente.
ovviamente frattura per il quale lo stesso sistema nazionale ha decretato la necessità di ottemperare dei percorsi chirurgici assistenziali entro non oltre 48 ore. Questo proprio per snellire il più possibile il trattamento di queste fratture che rappresentano la maggioranza, ma anche la spalla e il polso lo fanno ovviamente da padrone. Continuiamo il nostro racconto sulle immagini che adesso andiamo a vedere, ovviamente ce le spiega lei. Oh, ecco, l'immagine numero uno rappresenta proprio quello che vi dicevo, ossia una frattura di spalla, vedete nella grafica A, nella radiografia A alla vostra sinistra, è proprio la frattura a momento dell'occorrenza. Nella figura B, quindi nella lastra B, c'è invece la sintesi fatta, quindi ottemperata con un mezzo di sintesi con delle viti. Il problema qual è? È che spesso queste ossa sono assolutamente fragili, prive di una struttura in cui le viti possano stare. Allora, la tecnologia ci permette oggi di utilizzare delle metodiche per cui le stesse viti permettono di inoculare al loro interno del cemento che le rende ancora più stabili. La stessa cosa nella figura numero 2 avviene a livello del femore, dove una frattura tipicamente da fragilità nella persona anziana, quindi una frattura di collo femorale, viene trattata con un mezzo di sintesi che in qualche modo anch'esso viene aumentato e adiuvato dall'inoculazione del cemento proprio per sopperire la mancanza del sistema trabeculare osseo che stabilizza la vite. Nella figura numero 3 invece parliamo di vertebre, altro segmento con un'elevatissima incidenza in cui anche un movimento forzoso nel raccogliere qualcosa da terra o nel fare uno sforzo determina un collasso vertebrale. Il collasso vertebrale significa che la vertebra viene schiacciata. Oggi noi abbiamo la possibilità di risollevare questa vertebra con delle tecniche per cui entriamo dentro la vertebra con un piccolo ago all'interno del quale inoculiamo il cemento e con questo riusciamo a rialzare la vertebra. Perché questo ovviamente altrimenti non solo mantiene il dolore costante nel tempo, ma fa sì che anche le vertebre sopra e sottostante possano a tempo fratturarsi. Torniamo a parlare di metabolismo osseo. È davvero, come dire, candidato a fratturarsi chi ce l'ha deficitario? È candidato a fratturarsi chi ce l'ha sbilanciato, perché il metabolismo è accoppiato. Noi tanto riassorbiamo e tanto formiamo. Questo avviene nell'età adulta. Il bambino e l'adolescente tendono a essere a un bilancio positivo perché stanno costruendo nuovo osso. Dalla menopausa in poi, per la donna, cioè il momento della menopausa, aumenta il rischio di fratturarsi semplicemente perché, non essendoci più gli estrogeni, il riassorbimento prevale sulla formazione e quindi noi tendiamo a perdere osso perché ne riassorbiamo troppo e ne formiamo poco. Ma esistono per esempio condizioni cliniche, pensiamo all'uso dei cortisonici per esempio, in cui noi abbiamo dei farmaci che vanno a ridurre la capacità formativa dell'osso e per questo poi i pazienti tendono a fratturarsi, e questo è molto importante conoscerlo, perché se noi lo conosciamo e sappiamo come quel paziente metabolizza, saremo in grado di intervenire sia in termini di prevenzione primaria che in termini di prevenzione secondaria. Abbiamo oggi dei metodi molto semplici per valutare il metabolismo. Ci sono dei parametri che possiamo misurare, come i livelli di calcio, di fosfato, la fosfatasi alcalina ossea, i livelli di vitamina D, il calcio e il fosfato nelle urine, esami semplici che noi dobbiamo assolutamente fotografare per scegliere meglio anche cosa fare dopo, e questo non viene fatto routinariamente. Abbiamo sentito il professor Falez cosa ci ha detto oggi di quanto la chirurgia ha progredito e di quante cose sono state fatte. Questa parte invece della fotografia metabolica anche del paziente fratturato ancora manca. Allora, professor Falez, l'impegno contro le fratture da fragilità può essere anche riassunto per quanto riguarda l'immagine che segue. Spieghiamo perché è importante. Beh sì, questa immagine è molto significativa perché di fatto mette in parallelo due aspetti fondamentali di quello che oggi rappresenta per la società che presiedo l'osteoporosi, o meglio le fratture da fragilità. Da una parte una sfida tecnologica, quindi portare avanti delle tecniche e dei mezzi di sintesi che possano in qualche modo migliorare il trattamento e gli esiti conseguenti alle fratture. Qui vediamo rappresentare una cosa molto semplice ma di grande efficacia, che sono le viti a stabilità angolari. Cosa sono le viti a stabilità angolari? Sono delle viti che, venendo meno il supporto nel quale loro si affondano, quindi l'osso, devono trovare la loro stabilità direttamente nella placca sul quale queste si ancorano. Quindi una vite che si ancora non tanto sull'osso quanto sulla placca, in modo che tutte le forze che agiscono sull'osso in realtà non vengono trasmesse alla vite,
vite, ma vengono trasmesse al binomio vite-placca. E questo dà una grandissima stabilità, una grandissima forza a tutto il costrutto che noi facciamo per... Una specie di puntello. Esattamente, una sorta di fissatore interno. Avete sempre sentito parlare di fissatore esterno, sì, che bypassa la frattura. Questo è un fissatore interno, quindi ottemperiamo una sorta di costrutto esterno di impalcatura con tubi innocenti ma fatti direttamente sull'osso, e questo dà una grande stabilità al sistema e garantisce la consolidazione. L'altro aspetto invece è l'aspetto culturale, che è proprio quello che oggi ci vede insieme alla professoressa Brandi impegnati in un percorso, trasversale, multidisciplinare. La SIOT oggi si sta impegnando proprio perché capisce proprio l'importanza di trovare un binomio. Una delle cose che sta facendo la SIOT è proprio quella di individuare negli aspetti dei vari ospedali delle unità specifiche e ancora di più trovare abbiamo in programma con il professor Brandi un open day che sia proprio multidisciplinare rivolto all'osteoporosi. Quindi allora, il metabolismo delle ossa insieme, a quelle che sono le fratture di fragilità, cioè la conseguenza del metabolismo. Buon lavoro a Maria Luisa Brandi e al professor Francesco Falez, grazie per essere stati con noi chiaramente. Antonio, a te. Grazie, CBS News.